Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi sabato 1 ottobre. Da oggi sabato 1 ottobre scatta il blocco della circolazione per i diesel Euro 4 e benzina Euro 1. Ma a seconda del grado di inquinamento atmosferico che verrà segnalato dai bollettini ARPAV, potrebbe scattare anche per i diesel Euro 5 e benzina Euro 2. Cercando di sintetizzare, siamo sempre in bollettino verde e scatta il divieto per tutti i veicoli privati e commerciali dalle 8.30 alle 18.30 solo per i giorni feriali. Quindi diesel Euro 4 e benzina Euro 1 e moto Euro 0 non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30. Con il bollettino arancio il divieto scatta per tutti i veicoli privati e commerciali dalle 8.30 alle 18.30, ma per tutta la settimana, quindi domenica inclusa, e non potranno circolare anche i diesel Euro 5 e benzina Euro 2 e il ciclomoto Euro 1. Con il bollettino rosso praticamente non cambia nulla, cioè praticamente ci sarà sempre il divieto per tutti dalle 8.30 fino alle 18.30, anche per i diesel Euro 5 e benzina Euro 2. C'è una leggera modifica, diciamo una leggera deroga per gli euro, per i mezzi commerciali, in pratica Euro 5, il cui blocco sarà solo dalle 8.30 alle 12.30. Quindi, ripetendo, per quanto riguarda con il bollettino rosso, c'è sempre il blocco dalle 8.30 alle 18.30 per tutti i diesel Euro 5 e Euro 2, tranne per gli Euro 5 commerciali, che il blocco è regolamentato solo dalle 8.30 alle 12.30. Poi sono previste una serie di deroghe molto limitate per l'accompagnamento dei bambini, bambine e ragazzi agli asili nidi o alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie di secondo grado, limitatamente alla mezz'ora prima e alla mezz'ora dopo dell'orario scolastico di inizio e fine lezione. Anche per le società sportive sono previste delle deroghe. Le dichiarazioni devono essere compilate con appositi moduli che dovrebbero essere disponibili nei siti web delle rispettive amministrazioni comunali. Per il comune di Chioggia al momento non sono disponibili e dovrebbero essere disponibili da lunedì prossimo. Per Chioggia Azzurra siamo a Palazzo Grassi a Chioggia, dove c'è oggi la Science for All, i ricercatori che raccontano quello che stanno facendo per far conoscere alle persone il mare e le sue particolarità. Siamo con Filippo e ci sta mostrando l'acqua grossa, una specie che sta rovinando la vita a tanti pescatori, giusto? Esattamente. Salve, io sono Filippo, appunto, e da gennaio, in realtà dalla mia laurea magistrale, sto studiando questo piccolo cubetto di gelatina, possiamo definirlo, che è innocuo, infatti può essere toccato, non fa assolutamente niente a noi direttamente, ma indirettamente è un problema perché va a rovinare i nostri mari, la nostra laguna in questo caso, perché va a ostruire le reti, qui abbiamo una rete che abbiamo posto. E cosa fanno questi piccoli animali che vengono dalle coste atlantiche americane? Sono arrivati nel 1982 nel Mar Nero e poi da lì si sono diffusi in tutto il Mar Mediterraneo fino ad arrivare appunto in Laguna di Venezia dal 2005-2009 più o meno. E cosa fanno? Mangiano uova, larve di pesci, altri piccoli animaletti e quindi vanno a contrastare la catena trofica dalla base e quindi non c'è più cibo e nutrimento per i pesci che poi noi mangiamo, usufruiamo e siamo più contenti di averlo. Oltre a questo c'è un altro problema perché vanno a ostruire meccanicamente le reti dei piccoli pescatori lagunari con i quali io collaboro con questo progetto che durerà 3 anni e va
fanno ostruire le reti impedendo fisicamente loro di pescare. Quindi il mio obiettivo è costruire, creare insieme ai pescatori questa strategia di soluzione per contrastare questo piccolo invasore. È un fenomeno in crescita o è stabile come diffusione? No, dal 2014-2016 ha iniziato le sue fioriture, i suoi bloom, e da quel momento si è espanso sempre di più. E io per esempio ne ho una testimonianza sulla mia pelle, perché a fine luglio in 3 reti come queste ne ho pescato 1 tonnellata. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329-695-7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Siamo per Chioggia Azzurra con Stefano Bacchini, uno dei membri del consiglio direttivo del circolo scacchistico clodiense. All'inizio è stata proprio fatta la prima mossa adesso dall'assessore Massimiliano Tiozzo, mossa simbolica, aperto la prima scacchiera di questo kermesse che durerà 3 giorni. Sì, diciamo è un appuntamento ormai giunto alla 15ª edizione, abbiamo interrotto per 2 anni a causa della pandemia, siamo molto contenti di riprendere, avevamo un po' di timore per il numero dei partecipanti visto questo lungo stop e ancora le restrizioni che ci sono. Comunque abbiamo superato i 90 giocatori, per la precisione 92, che un buon numero. Che è un buon numero, eravamo abituati sui 100-110, quindi già essere arrivati vicini al centinaio è un ottimo segno, diciamo, per riprendere questo discorso che avevamo lasciato un po' in sospeso. Abbiamo giocatori, è un Open internazionale, abbiamo giocatori che vengono da varie parti d'Europa, in passato abbiamo avuto maestri internazionali indiani, francesi e così via, quest'anno abbiamo un maestro internazionale che arriva dalla Bosnia, un altro che arriva dalla Moldavia, poi abbiamo giocatori che arrivano dall'Austria, dall'Olanda e così via, insomma, e poi da tutta Italia ovviamente. Quindi la premiazione ci sarà? Ci sarà domenica sera più o meno 7:30, bisogna aspettare che finisca l'ultima partita. Sono 5 partite per giocatore. Sono 5 partite per giocatore, quindi una il venerdì che è appena cominciata alle 5, poi una ciascuna sabato mattina e pomeriggio, domenica mattina pomeriggio. Il tempo a disposizione per ciascun giocatore è di 1 ora e mezzo più un incremento di 30 secondi per ogni mossa, quindi la durata media delle partite può variare dalle 2 alle 5 ore, non si sa mai quando, si sa quando si comincia, quando si finisce. E anche dipende dall'abilità di uno dei due. Certamente, dipende dall'abilità, perché nessuno ci sta mai a perdere, quindi si cerca di combattere fino all'ultima possibilità. Allora, siamo alla cam, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da cam, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente dell'intero territorio nazionale. Bene, buonasera a tutti a nome del Circolo Clodiense. Benvenuti alla 15ª edizione del torneo internazionale di scacchi Città di Chioggia. Molto numerosi dopo l'interruzione forzata di 2 anni. Bene, siamo un po' in ritardo, quindi andrò molto rapido. Giusto, just a short welcome to our foreign guests. A very warm welcome to people coming from the Netherlands, Moldova, Bosnia, Austria, and I hope I didn't forget anyone. Ok, bene, come vi ho detto sarò molto breve, passo la parola all'assessore Tiozzo Massimiliano in rappresentanza del Comune di Chioggia,
che ci ha gentilmente concesso il patrocinio per questa manifestazione. Grazie, cerco di essere anch'io super breve per non rubare tempo a questa nostra iniziativa, e il mio è solamente un ringraziamento al Cipolo per aver ripreso questa importante iniziativa. La ringrazio anche perché aver portato a Chioggia persone di fuori, insomma, per questo momento, e ci dà la possibilità di far conoscere ancora una volta la nostra città. Mi spiace che la trovate grigia e un po' piovosa, qualche giorno fa era ancora nel pieno dell'estate, però confido che se rimanete nel weekend potrete godervela con un po' di più di sole. E il mio ringraziamento appunto al Circolo per aver ripreso dopo gli anni della pandemia, e lo faccio a nome del sindaco, dell'assessore, vice sindaco Daniele Tiozzo, che vuole sostenere questa iniziativa, e anche in futuro vorremmo essere a vostro fianco per darvi la possibilità di continuare questa fortunata tradizione. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti, in particolare ai più giovani, conservate questa passione e cercate di dare il vostro meglio come ogni giorno. Grazie e buona partita. Di cominciare, come da tradizione, al nostro ospite facciamo fare la prima mossa sulla prima scacchiera. Ci muoviamo. Eccoli qua. Sì. Dopo un esperto, ma la prima mossa te la posso fare anche io. Dalla seconda in poi è meglio che ti arrangi. Bocca al lupo. È stata dimessa ieri, dopo due giorni di osservazione, la 70enne investita giovedì pomeriggio in tombola da un minorenne in bici elettrica mentre attraversava le strisce pedonali. La signora ha riportato la frattura di due costole. Purtroppo gli investimenti di persone, soprattutto anziane, sulle strisce pedonali da parte di adolescenti in bici elettrica sono piuttosto frequenti. Ci sono stati non meno di altri tre casi di persone investite che hanno riportato traumi e fratture. Il problema è legato al fatto che quasi tutte le bici elettriche del modello XP, con l'utilizzo di un semplice codice, sono più veloci di certe moto. Inoltre i ragazzi non hanno la minima educazione stradale. Alcuni investimenti sono accaduti perché i ragazzi superano le auto che si fermavano per far passare i pedoni. Per inciso, quasi tutti non sono coperti dalla minima assicurazione di responsabilità civile, che purtroppo non è obbligatoria, ma costa meno di 100 euro. Partono le Family Run 5 le tappe e sabato 1 ottobre la competizione si svolgerà a Chioggia. Il ricavato sarà devoluto a Disabili No Limits Onlus. Le Family Run sono corse non competitive che si svolgono in varie tappe prima della Venice Marathon su un tracciato di circa 4 km. La manifestazione vuol coinvolgere ragazzi, famiglie, bambini ed è diventata ormai un classico appuntamento sportivo. Si parte domani, venerdì 30 settembre a Porto Gruaro, sabato 1 ottobre a Chioggia, venerdì 7 ottobre a San Donà di Piave, sabato 15 ottobre a Dolo e Riviera del Brenta e infine Mestre venerdì 21 ottobre. Per quanto riguarda la tappa di Chioggia, il punto di ritrovo sarà alle 9 all'Isola dell'Unione. La quota minima per partecipare è di 5 euro, di cui 2 copriranno le spese, 2 saranno donati alla scuola aderente e 1 euro devoluto in beneficenza all'associazione.
Allora, siamo alla cam, questa che vedete, questa bestia che vedete, è una aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da cam, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della CAM, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 1 ottobre, è la San Michele in via Padre Emilio Venturini, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo che facciamo lo speed. Ciao a tutti!